Ciao a tutti, oggi siamo a Milano al centro sportivo Orione per partecipare al torneo contro la violenza di genere organizzato dalle Diablite e dall'associazione Orione. Tutto il ricavato andrà all'associazione Telefono Donna. Ci è venuta l'idea appunto per diversi fatti che sono successi nell'ultimo periodo riguardo appunto alla violenza di genere. Hanno partecipato 16 squadre, sia squadre femminili che squadre maschili che squadre miste. Le Diablite sono nate come una squadra di amiche allenata da altri amici. C'è molta voglia di giocare a calcio dalle ragazze, tante di loro iniziano dopo come me. Io in primis fin da piccolo ho sempre visto da solo per uomini, per maschi, e crescendo invece ho avuto questa possibilità che mi sta facendo rendere conto che allargarlo è ancora più bello. Ho un compagno di squadra che ha la fidanzata che vorrebbe giocare a calcio, ma lui dice che è troppo scarsa. Io l'ho invitato a venire lunedì che abbiamo la partita per vedere un attimino com'era il livello della squadra e anche se potesse cambiare quel pensiero che aveva. Quello che mi auguro è che ci siano sempre più società, come ha fatto l'Orione nel nostro caso, disposte a metterti a disposizione gli spazi, le persone che ti aiutano a fare tutte le parti burocratiche che ci sono per seguire, creare una squadra femminile, iscriverla a un campionato. Lo sport unisce in qualsiasi modo. Alcuni dati della FIGC hanno dimostrato che la Lombardia è in assoluto la regione italiana dove le ragazze giocano più a calcio. Nel 2023 il numero delle tesserate si è alzato moltissimo e speriamo che nel 2024 continui a crescere. Da Radio Immaginari è tutto, ci sentiamo alla prossima.